Allora, buongiorno. Allora, sti maestri, bravi sti ragazzi. Allora, volevo farvi vedere qua il grano turco. Vedete che lo sapete cos'è il grano turco? Sì. Sì. E quelle foglie qua si facevano i materassi. Lo sapevate, no? No. Allora, erano talmente poveri che non si serve i soldi di andare a prendere i materassi. Si facevano queste foglie, si prendevano foglie più belle, bianche, pulite, perché caspita, ci sono anche delle sporche. Però allora non c'erano insetti dentro, erano belle, sane, pulite. Si capisce che tenevano anche caldo, perché si dormiva bene, insomma. Allora, era tutto contadini, sapete, qua alla campagna, c'erano poche viti. Era tutto terreno da semine, frumento, grano. Veniva la macchina da battere questo frumento e tutti i contadini col carro andavano a portare questi fasci di frumento e c'era una polvere. La vostra scuola era tutta piena di polvere perché questa macchina faceva polvere. E dopo i contadini prendevano il suo frumento e lo portavano al mulino e dal mulino davano la farina e si faceva la polenta. E a colazione non c'erano le brioche, sapete, no? O le spremute o questo quello, no? C'era polenta e latte e le croste del paiolo, anche nere, ma io non le mangiavo perché non mi piacevano, andavo sempre senza colazione a scuola. Non c'era pane, pensate che venivano da Cagliano, con la gerla, con un po' di pane per tutto il paese. Pensate voi quanti che potevano comprare il pane? Non potevano perché non avevano i soldi, sì. Allora c'era il bacco da seta, c'erano un mucchio di gelsi nei campi, ma tutti avevano le piante, ma tante ce n'erano. I primi soldi che prendevano era col bacco da seta, che si chiamava Cavalieri. Spiegate cos'è il bacco da seta? Sì. Sì. E noi bambini aiutarli, insomma, tanti lavoretti facevamo noi, dovevamo andare al caseificio con latte la mattina e la sera, poi ci mandavano a funzione, non c'era da dire di no, bisognava andare a funzione. Sapete dov'è il caseificio? Che c'era una volta dove c'erano gli anziani via, o la casa di Alpini, lo sapevate? Sì. Era là sul caseificio, era un po' distante, insomma, è l'inverno, c'era un mucchio di ghiaccio, si doveva andare ogni tanto, si rovesciava anche il secchio. Allora si veniva a casa e si prendeva anche le botte dai genitori, perché avevamo rovesciato il latte. Avete capito? Non come voi che siete a casa tutti tranquilli a digiuno. Insomma, così era la vita. Si mangiava tutto, non c'era niente. Si mangiava la buona e il mangiare principale era il brugia, si chiamava brugia. L'era farina brustolita, ma l'era nutriente, beh. E la sera, stanchi, alle 9:30, avanti a letto, che domani mattina dobbiamo partire, andare in montagna a piedi, non con la macchina, non ce n'erano macchine, lo sapete, tutti a piedi. E l'era bello, guarda, cosa vuoi domandare tu? Com'era la scuola? La scuola, insegnavano, sai, erano anche bravi, sì, veramente. C'erano anche allora qualche ragazzo che non studiava tanto, ma qualche monello, ma erano più rigorosi, sapete, perché c'era il prete che veniva. E se non sapevi, con la matita ti pungeva sulla testa. Ecco, insomma, da noi ne insegnava bene per quelle tante cose. Ma certo che te le capisci quando ti sei grande, sapete, le capite quando siete grandi cos'è lo studio. C'erano 3-4 signori tempo fa giù là nel piazzale e ci dicevano: cosa faresti te se avessi tanti soldi? Io mi farei una casa, l'altro io viaggerei. E l'altro dice: io prenderei una borsa e andrei a scuola. Perché vede adesso cos'è la scuola, che non sa difendersi di tante cose, perché adesso la vita è cambiata, non è come una volta che c'era solo la luce elettrica e basta. Adesso ci sono tanti documenti che non si sa, io per esempio non so niente di certe cose, fortuna che ho i miei figli che pensano, perché so le robe da una volta, ma quelle da adesso non si capisce più niente. Ho un nipotino come voi, sapete, ma quello sa altro più di me. Mi hanno portato la lavatrice e non sapevo adoperarla, vengo io nonna. Mi hanno portato la televisione, vengo io nonna, io non so, te la metto a posto io nonna. Io non so più niente, queste cose nuove. E i libri circa quant'è che pesavano? I libri? Circa quant'è che pesavano? Quanti,
Quanti libri c'erano? Che tipo di libri c'erano? 400, io le sai, i libri che c'erano. Libri che c'erano a scuola. Ai libri, oh mamma mia. Sussidiario. Vocabolario unico. Dopo storia, geografia, scienze. C'erano mica tante, no? Comunque si passava uno con l'altro. Era Chicchi che diceva la maestra che concorre la pagella di mia mamma, che era del 1900, sì. La pagella del 1914. Che? Di che anno è la Ela? 27. Ah, le pusovano? Sì. Con 4 anni le pusovano. Sarà un po' vecchia, eh? Non pensavo di venirsi vecchia, sapete, no? No, perché era una bambina molto gracile, mi dicevano che non posso vivere e ci sono venuta vecchia. Cosa vuoi? Finiva la scuola? La scuola finiva a metà di giugno. A metà di giugno? A metà di giugno finiva la scuola. Ci facevano economia domestica, ricamo, poi le donne ci insegnavano tante cose, eh. Anche alcuni ricordi di scuola. Ma non era mica le due lingue come adesso. Perché dicevano, le donne se anche non studiano, non è lo stesso, basta che siano capaci di fare i lavori di casa. Madonna, erano tanti noi, che in banchi lunghi che erano dentro un quadro. Ogni tanto che non si sapeva, ci mettevano dietro alla cattedra. Mi piaceva mi studiare, allora, oddio, mia mamma la menzionava, la mi conteva, mamma dopo. Che Dio cosa vendrò sante, che la commento quella. Sì. Nel crepuscolo mite dell'aprile c'è un sospiro forte d'attesa e di dolore. Deve passare in processione umile la Madonna piangente il suo Signore, deposto martoriato dalla croce, dove si è spenta la sua dolce voce. Le finestre del quieto paesino adorne sono tutte illuminate, sulle siepi risplende il bianco spino, le prime stelle guardano incantate, la processione avanza lentamente, Gesù sta in mezzo con Maria dolente. Morir t'han fatto, predicavi il bene, sanavi gli infermi, consolavi chi aveva tante pene. Quella del re vi dico su. Del re, silenzio, del re. Ma lei è corta? Vittorio Emanuele III. No, Vittorio Emanuele l'abiteva a Napoli. Suo nonno, il terzo, l'era a Roma. L'ena a Roma a trovare suo nonno, a finire le scuole, sì. Si t'ha promosso? Sì. Dai, dimmi su una poesia allora. Giro, giro tondo, gira, gira mondo, l'impero non è profondo, se vinci l'Inghilterra, ti nonno sarai per terra. E non si deve mica della sutanna. Ma l'ansasta, chi l'ansà? Pensate quelle belle. Vicino lo Cagliano non andavano d'accordo per le ragazze. Perché quelli di Cagliano che venivano a Bisinello non volevano i Bisinello, i sassavano. Me lo raccontava uno di Cagliano. C'era tutto a Cagliano. Per le ragazze. Il comune, e dopo posta, i comuni erano assieme. Poi si sono separati. Comune sì, di Cagliano e comune di Bisinello. Poi dopo la guerra si sono uniti ancora. 2-3 volte adesso siamo separati e andiamo molto d'accordo adesso come paese. Ma una volta no. C'era la Filanda a Cagliano. Era la fabbrica. Quelli di Bisinello, sono andata anch'io 3 anni. La seta pura si filava con i bozzoli. Ecco, ecco quello. Si andava d'accordo con le ragazze. Era duro il lavoro in Filanda? Non sopporterebbero oggi. Adesso sempre acqua che bolle. 65 bacinelli di acqua che bolliva, sempre il giorno, tutto il giorno, tutto il giorno. Le piaghe non si vedeva da qua l'anno. Però era un bel lavoro vederlo i bozzoli che andavano sulla ruota, poi ci l'aspi. Allora era una bellezza a vedere, ma avevamo le mani tutte piegate. Allora il sabato si andava in farmacia, ci mettevano della pomata, ma era un bel lavoro da vedere. Poi è venuta la guerra. E i miei fratelli sono andati tutti in guerra e io ero a casa con mio papà e mia mamma, la casa piena di soldati, una paura da matti perché la notte venivano, dall'una alle due di notte veniva una squadra di soldati che andavano, prima andavano giù verso il fronte, poi si ritiravano più tardi. E
e veniva dalle 2 di notte a svegliarne e battere alle porte, che non dormiva, era un disastro. Questi poveri soldati, stanchi morti, si buttavano per terra nel garage, nella stalla, ai piedi della mucca persino, perché erano talmente stanchi, sicché mio papà non poteva neanche andare a mungere la mucca, perché c'erano lì ancora ai piedi della mucca, sporchi o non sporchi, era là per terra, ma faceva anche pena per quello, perché era, anche loro era stanchi della guerra. E dopo non si poteva vedere perché erano tedeschi e cecoslovacchi. I cecoslovacchi non odiavano i tedeschi. Quando davano l'allarme, faceva paura, sapete, l'allarme. Veniva l'allarme, la sirena che fischia, tutti a correre nel rifugio. Di qua. Hanno fatto il rifugio là sopra, qui da noi. La prima volta che è venuto l'allarme, guarda che adesso se vengono i bombardieri, arriva l'allarme. Io sento che vengono l'allarme, i bombardieri, sono su il poggiolo dritto così. Vedo che venivano fuori da là due squadroni di bombardieri, facevano terrore, sapete. Oh, sto fischio. E mi stavo guardando su, mio papà, corri dentro, vieni dentro, io non avevo paura. Vedo questi, sembravano fagiolini così che buttavano giù. Erano bombe, ma tanto alti, sembravano fagiolini così. E sono là sul poggiolo che guardo, vedo Cagliano. Per aria, travi, fuoco, sassi grossi che saltano. Era quasi distrutto tutto Cagliano, avevano proprio bombardato tutto. Però io non avevo mai paura. Tanti pregavano, piangevano, io non avevo paura, non so.